Pjanic di Carmine Favilli. Il Verona ha una fetta consistente dell'attacco in infermeria. Juric schiera Zaccagni sulla tre quarti con Salcedo e Coley che si alternano da prima punta. Conte toglie una pedina a centrocampo, panchina per Vidal e Gagliardini, e davanti schiera Perisic con Lukaku e Martinez. Arbitra Giacomelli. La cronaca parte dal nono minuto, angolo di Brozovic, Salcedo allontana ma non troppo, sul pallone si avventa Young, il destro dell'inglese dei 18 metri termina sul fondo. Il Verona cerca di far correre il pallone sul binario di sinistra, come al 26esimo, Zaccagni di tacco mette Di Marco a tu per tu con Handanovic, il portiere evita la capitolazione. Davidovic è il primo a finire sul taccuino di Giacomelli, fallo su Lautaro Martinez, ed è anche il primo a lasciare per infortunio, al suo posto Lovato, 31esimo. Per rendersi pericolosa l'Inter deve ricorrere all'arma del contropiede. Perisic per Lukaku che fa sportellate con Ceccherini. Di andare al tiro non se ne parla e allora al belga serve Lautaro. Esterno destro delizioso, Silvestri si supera e mette in angolo, 36esimo. Con il montaggio di Matteo Tiozza andiamo alla ripresa. Ilic per Salcedo, il Verona perde un altro attaccante. L'Inter invece davanti ha opzioni in abbondanza. Il primo tentativo è targato Barella, destro a giro, Silvestri controlla. E andiamo al settimo minuto. Hakimi pensa al cambio di passo, poi sceglie il cross e fa bene. Girata spettacolare di Lautaro Martinez, palo interno e gol. Il sesto in stagione per l'attaccante argentino. Più dentro la partita rispetto a Lukaku, francobollato dall'ottimo Magnani. Lazovic e Rüegg sono i prossimi cambi di Juric, fuori Zaccagni e Coley. Verona sempre più ricco di mezze punte e povero di attaccanti puri. Entrare nell'area interista è problematico, meglio cercare la conclusione da fuori. Ilic però non inquadra la porta. Il Verona stravince la partita della Iella, fuori per infortunio anche Lovato, dentro Günther. Cambi esauriti a mezz'ora dalla fine. E siamo al 18esimo, Faraoni resiste ad un mezzo fallo di Young e va al cross, troppo sul portiere, e invece no, la palla sfugge ad Handanovic, Skriniar non è reattivo, Ilic ci mette il piede ed è il pareggio. Primo gol in Serie A per il centrocampista serbo classe 2001 in prestito dal Manchester City. L'Inter ha bisogno di qualche minuto per riprendersi dallo shock, poi torna a colpire. Cross di Brozovic, Tamez si disinteressa di Skriniar che sale a colpire di testa. Silvestri impietrito, 2-1, 24esimo. Lo slovacco non segnava dal 24 febbraio 2018, 2-0 al Benevento. Vidal per Perisic, il primo cambio di Conte che sa tanto di ritorno al 3-5-2. Il cileno si mette al servizio di Lukaku, la cui conclusione è deviata da Ceccherini. Il Verona avrebbe bisogno di un episodio, magari un calcio da fermo. Ci prova Di Marco al 40esimo, la palla sorvola la traversa. I minuti conclusivi sono tutti di Lukaku. Prima sfiora il pallone servitogli da Turbo Hakimi. Poi in rete ci va, sempre su assist del marocchino ex Borussia Dortmund, ma dopo aver commesso fallo su Magnani. Finisce 2-1, settima vittoria di fila, ultima volta nel 2018 con Spalletti. E 34 gol dopo 14 giornate, non succedeva da qualcosa come 60 anni. L'Inter chiude il 2020 con il sorriso e con la consapevolezza che se anche Lukaku si inceppa, c'è chi costruisce Hakimi e chi finalizza Lautaro Martinez. Poco da rimproverare a Juric che se potesse la rigiocherebbe con almeno un centravanti a disposizione.